Oggi andiamo a vedere uno dei dettagli che avevamo visto nelle One Wide Area Network che riguardano la comunicazione point-to-point fra due router, fra due o più router, e viene utilizzato il protocollo HDLC o HDLC o come tu vuoi. Un avviso, per chi vede questo video per la prima volta, ti consiglio di andare in basso nelle descrizioni e lì c'è un link dove potrai andare a vedere la playlist di tutta la documentazione di CCNA 200-301. Perché questo? Perché se continuo a spiegare questo potresti non capire alcune cose, ad esempio come funziona una Wide Area Network, oppure cosa gestisce un router alle sue spalle, ovvero una LAN, una Local Area Network, e come comunicano fra di loro. È chiaro che per affrontare questo discorso oggi dovrai avere ben chiare queste opzioni, altrimenti potresti non capire quello che dico. Quindi, se già sei a conoscenza e già vedi i miei video, è perfetto. Se ancora non ne hai visti, ti consiglio di vedere dal primo video fino all'ultimo. Io in informazioni ti inserirò sia il primo video iniziale, da lì potrai vedere come funziona l'esame CCNA 200-301, e poi in basso, nelle descrizioni, potrai andare nella playlist di tutti i tutorial che ho fatto fino ad oggi sulla CCNA 200-301, sono all'incirca un centinaio. Detto questo, andiamo avanti. Vediamo le caratteristiche dell'HDLC a livello di base, perché l'HDLC, se lo vai a studiare in maniera profonda, è abbastanza più complesso di quello che noi vediamo, ma per quello che ci serve e quello che ci chiedono durante l'esame CCNA 200-301, che è la base di tutta la piramide della Cisco, diciamo che a noi ci basta sapere la base e come gestisce i dati. Quindi, intanto con HDLC o HDLC, lo puoi dire in inglese, in italiano, come ti pare, il significato è High Level Data Link Control. Quindi cosa significa? Nient'altro, è un alto livello di controllo per quanto riguarda i dati che vengono trasmessi da un router verso un altro router. Qui ti ho segnato dei brevi punti che potrai scaricare da Patreon, ovviamente per chi è abbonato, e praticamente dicono le cose più importanti, quelle che potrebbero esserci richieste durante un esame. Quindi una linea dedicata, l'Ethernet Line, che fornisce un servizio di tipo Layer 1. Layer 1 lo abbiamo già fatto in passato, in parecchie lezioni fa, e stiamo parlando quel protocollo che praticamente trasforma i dati che sono in bit, passano attraverso la scheda di rete e diventano elettricità. E poi al contrario, quando arrivano nell'altro device, quindi partono da elettricità, diventano bit e poi mano a mano vanno avanti, layer 1, layer 2, layer 3 fino al layer 5. In altre parole, l'HDLC permette di consegnare dei bit fra dispositivi connessi in una Lasered Line. Quindi dà la correttezza di questi dati, cioè non dà un numero di dati differenti da un dispositivo verso un altro, perché di fatto la connessione è point to point, ovvero un router verso un altro router. La linea dedicata non definisce il protocollo a livello data link. Data link, parliamo di layer 2, data link layer, quello che gestisce gli switch, tanto per intenderci, ma gestisce i dati fra layer 3. Quindi network layer. È chiaro che network layer parla di dati che fanno un NAT, quindi trasformano degli indirizzi IP di un certo tipo ad indirizzi IP di un altro tipo. Oggi potremmo dire da indirizzi IP privati ad indirizzi IP pubblici. Oggi i protocolli più utilizzati per le linee dedicate fra due router sono effettivamente due, l'HDLC e il PPP. Quindi il Point to Point Protocol. Quindi di fatto si utilizza la HDLC fra dei router e non fra switch, chiaramente. Anche se poi a qualcuno potrebbe confondere questa cosa, perché noi stiamo parlando di HDLC che appartiene a un layer 2, però noi stiamo comunicando fra router che sono layer 3, cioè non avviene questa cosa fra i differenti PC che vengono collegati ad uno switch. È un'altra cosa, diciamo, è differente. Qui stiamo parlando proprio di router che comunicano fra di loro in una wide area network. Tutti i protocolli Data Link eseguono le stesse regole, verificano la corretta consegna dei dati, come ti dicevo prima,
a prescindere del tipo di collegamento fisico, perché i tipi di collegamento fra router potrebbero essere o una semplice gigabit Ethernet o una porta seriale o qualsiasi altro tipo di porta, però il compito dell'HDLC è simile a tutti i dati di un frame che si attraversa un router verso un altro router. Ad esempio, il protocollo Data Link utilizza il campo dell'indirizzo di destinazione per identificare qual è il device corretto attraverso il campo FCS, Frame Check Sequence. Questo lo abbiamo visto parecchie lezioni fa quando stavamo vedendo Layer 1 e Layer 2, quindi che verifica i dati. Diciamo che l'HDLC ha un comportamento molto simile. L'HGLC ha meno lavoro, quello di Ethernet, ovvero quando sei in una local area network. Difatti, quando si trova in una laced line, quindi in una rete dedicata, in una linea dedicata, quando un router invia un frame HDLC, di fatto il frame va in un solo posto, ovvero alla fine del suo collegamento. Cioè, noi quando siamo in una rete potremmo avere 1, 10, 100, 1000 dispositivi, 1000 computer, che siano computer, tablet, smartphone o quant'altro, che comunicano fra di loro nella stessa local area network. Quindi diciamo che la comunicazione è più complessa. Invece in questo caso no, in questo caso abbiamo un router che comunica con un altro router. Questa che vedi invece è una comparazione tra i campi, i file dei campi di HDLC e i campi Ethernet, quelli in una local area network. All'incirca fanno le stesse cose. Quindi quando sei in una WAN, come vedi nell'HDLC si chiama flag, invece in una Ethernet equivalent si chiama il preambolo, preamble SFD. Quindi nell'HDLC, nel campo HDLC c'è l'address, invece nella Ethernet, quindi in un data link layer, sarà la destination address, ovvero l'indirizzo di destinazione di dove deve arrivare questo frame. Poi c'è un controllo, diciamo il campo successivo, invece diciamo che non c'è come equivalente al controllo per quanto riguarda la Ethernet, e poi c'è il tape che funziona nello stesso modo sia in HDLC sia in Ethernet, oppure FCS, uguale che funziona allo stesso modo sia in HDLC che in Ethernet. Andiamo avanti e vediamo appunto altre caratteristiche di HDLC. Come vedi in basso a sinistra identifico un frame particolare perché, come ti avevo detto all'inizio, HDLC come protocollo è standard, ovvero qualsiasi router tu fai partire all'inizio, a prescindere che tu gli abbia dato un indirizzo IP o no, una rete o no e quant'altro, ma lui già parte di default con HDLC. Ce ne sono altri di protocolli di incapsulamento, però quando parti lui come incapsulamento ha HDLC. Qual è la piccola differenza che c'è tra un normale router e un router della Cisco? Beh, proprio nella definizione dell'HDLC. Quindi, diciamo, tanto per non entrare troppo nel dettaglio, se io sto comunicando con il mio router, che è un router della Cisco, lui ha un determinato tipo di HDLC dove aggiunge di fatto un campo che magari non viene aggiunto per quanto riguarda un HDLC di router che non sono della Cisco. Cosa significa in parole povere? Che un router della Cisco, se comunica con un altro router che non è della Cisco, bisognerà cambiare il protocollo di incapsulamento perché l'altro router non lo gestisce. Quindi l'HDLC della Cisco ha aggiunto un campo ed è proprietario, quindi potrà funzionare solo con altri dispositivi della Cisco, quindi tutti gli altri dispositivi funzioneranno in un altro modo. Ok, bene, qualcuno potrà dire: ah, vedi, però la Cisco non riesce ad essere allineata o a sincronizzare con gli altri router, quindi è meglio, è peggio, ma questo non sta a noi definire quale sia meglio o quale sia peggio. Diciamo che la Cisco ha fatto in modo tale di definire al meglio il tipo di frame che sto identificando, ovvero viene identificato in maniera più dettagliata rispetto a un altro router che non è della Cisco. È meglio o è peggio? Non è né meglio né peggio, è un modo diverso di gestire i dati, quindi diciamo che nella Cisco, proprio per questo vengono, diciamo che i dispositivi router della Cisco vengono utilizzati dalle medie e grandi aziende mondiali proprio per questo motivo, perché lui va a definire in maniera dettagliata ogni suo aspetto, compreso l'HDLC di quando comunicano due router.
Questo che abbiamo detto fino adesso andiamolo a vedere in pratica, ovvero andiamolo a vedere su Packet Tracer, quindi di una simulazione di una rete, e andiamo a vedere in dettaglio come viene definito. Andiamo su Packet Tracer. Come vedi, qui c'è una rete che sta a sinistra e una rete che sta a destra. Diciamo che noi abbiamo definito questi indirizzi IP, ma per il momento non ci interessa, perché quello che noi dobbiamo analizzare è l'HDLC point to point, in questo caso fra due router. Quindi abbiamo fatto solo questi due router, e quindi dobbiamo analizzare come comunicano le porte di questi router. Come vediamo, tutti e due i router hanno questo cavo seriale, ovviamente diverso da un cavo Ethernet. Adesso andremo a vedere qual è la sua porta per essere collegato, e ha un certo numero di bit quando si trasmettono i dati fra di loro. Sono due porte seriali, tutte e due sono serial 0/1/0. Togliamo queste tabelline come serial 010, gigabit e quant'altro, almeno è un po' più pulito. Quindi su Option, Preference e poi Always Show Port, così le togliamo. Ok. Adesso è un po' più pulito. Andiamo nella interfaccia router 01. Quando ci siamo collegati al router 01, noi vedremo una cosa simile a questa, ovvero che è la command line interface. Come ti avevo detto, in questo caso abbiamo dovuto aggiungere una porta per poter inserire la porta seriale. Diciamo che il jack della porta seriale è questo che vedi qui. È molto simile a una porta parallela, diciamo, non è come una gigabit Ethernet simile a queste. È leggermente differente, però trasmette dei dati in maniera molto veloce. Quindi andiamo in Enable e andiamo a vedere in dettaglio cosa c'è nella porta seriale 010. Quindi Show Interface Serial 010. Come vedi, qui ci dà un'infinità di dettagli. Ovviamente alcune delle cose ci sono più chiare, altre un po' meno, però andando avanti riusciremo bene a capire di cosa parliamo. Quindi qui all'inizio ci dice che la porta seriale è in up, quindi è attiva, che anche il protocollo è attivo ed è connesso. Ci dice il tipo di hardware, ci dice l'indirizzo IP che prima avevo assegnato, che era 192.168.100.1/30. L'ho definito io, è stata una. Ho subnattato questa porta perché avevo il bisogno di poter dare l'indirizzo solo a due dispositivi. Quindi avrò utilizzato una subnet mask che è 255.255.255.252. Quindi potrò avere solo due indirizzi IP disponibili, e gli altri due indirizzi IP, nei quali uno è il broadcast e l'altro è la rete. Poi, come vedi, lui in automatico, io non gliel'ho definito, ma in automatico usa l'HDLC. È la porta che vanno ad utilizzare tutti i dispositivi, sia della Cisco e sia che non sono della Cisco. Utilizzeranno questo incapsulamento. Come abilitare questo incapsulamento? Andiamo in Configure Terminal, poi andiamo appunto nella nostra interfaccia seriale 0/1/0. E come vedi, col punto interrogativo ho una serie di parole chiave che posso definire nella mia porta seriale, ma noi quello che andremo ad analizzare nello specifico è l'encapsulation. Quindi se io voglio dare un incapsulamento di default è HDLC, però quando faccio encapsulation premo punto interrogativo, come vedi ce ne ho altri due, ovvero il frame relay oppure il point to point protocol. Quindi è chiaro che se utilizzo un altro router della Cisco utilizzerò l'HDLC. Invece se io nella mia azienda, la mia azienda è grande, però ha degli altri router che non sono della Cisco, ovviamente utilizzerò un altro protocollo, ma non utilizzerò l'HDLC perché è proprietario, solo quello della Cisco è proprietario, e quindi ha un campo in più che può comprendere solo un altro dispositivo della Cisco. Ok, per il momento è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial.